Nuovo capitolo per l'impegno umanitario di Alessandro Battilocchio, già sindaco di Tolfa ed europarlamentare, alla guida dell'ennesima delegazione nell'ormai collaudato percorso solidale intrapreso negli anni. Questa volta la meta è la Moldavia, un paese dell'ex Unione Sovietica, stretto tra due stati ingombranti come la Romania e l'Ucraina, senza accesso al mare. Proprio i retaggi e le scorie del regime comunista frenano oggi il difficile cammino sociale che il paese sta affrontando. In quest'ottica si colloca la problematica della condizione dei minori. La povertà ereditata dallo sgretolamento dell'URSS ha imposto alle donne moldave, vera forza lavoro locale, una massiccia emigrazione. Dura è la realtà di chi lascia la propria famiglia per cercare occupazione in paesi come l'Italia o la Spagna, in veste di badanti o di domestiche. Questo fenomeno, se da una parte garantisce alla Moldavia un sostegno all'economia reale non indifferente e una stabilizzazione sociale grazie ai ricongiungimenti familiari, dall'altro è la causa della piaga sociale più dilagante, il crollo della famiglia. Lacerante è il vuoto lasciato dall'assenza della figura materna. Nel paese non tutti i bambini hanno la mamma e non perché siano orfani. In Moldavia non esistono, a differenza della Romania, ragazzi di strada, ma semmai su strada. L'orfano sociale spesso abita con i nonni, categorie altrettanto deboli e vessate, non va a scuola e rischia di vivere allo sbando, perché non sottostà ad un'autorità che di fatto non riconosce. In questo contesto si inserisce l'opera di recupero dei salesiani di Don Bosco in Moldavia dal 2005. You who wish to conquer pain, you must learn. Attraverso la gestione di case e famiglia per minori abbandonati, i salesiani sostengono il percorso imposto all'Unione Europea alla Moldavia. Chiudere gli internati di Stato, tipici del regime sovietico e caratterizzati dal sovraffollamento all'interno degli istituti, sostituendoli con case e famiglia meno promiscue e più efficienti nel garantire l'attenzione al singolo caso. Simbolo e bandiera di questo progetto è Don Sergio, dell'Oratorio Salesiano e della casa famiglia di Chisinau Mama Margherita. È lì che viene ospitata la delegazione guidata da Battilocchio, giunta in Moldavia per portare aiuti umanitari come materiale scolastico, vestiti, medicinali generici e fondi. Beni raccolti grazie alla rete sociale composta da scuole, parrocchie ed associazioni di volontariato del territorio della provincia di Roma, in particolare di Tolfa e di Civitavecchia. Novità di questa esperienza la presenza del quinto municipio di Roma, nelle persone del presidente Ivano Caradonna e dell'assessore alla cultura Angela Scacco, che hanno destinato fondi municipali per contribuire allo sforzo solidale che congiunge idealmente la realtà italiana con quella moldava. Non è mancato il sostegno garantito dal Comitato Provinciale UNICEF di Civitavecchia, che ha destinato ai bambini del posto dei medicinali. Già nella prima giornata di permanenza nel paese, la delegazione si è potuta calare nella dura realtà locale attraverso i racconti di chi affronta l'emergenza minorile dall'ottica dell'impegno sociale cattolico, religione di minoranza in Moldavia. Don Sergio, Don Cesare, vicario del vescovo e responsabile della pastorale sociale, e Otilia Sirbu, direttrice della Caritas. I cattolici in Moldavia sono lo 0,5%, circa 20.000, rispetto a una popolazione che si aggira intorno ai 4 milioni. Il retaggio imposto da decenni di regime sovietico circonda l'impegno cattolico di una profonda diffidenza da parte dello Stato e delle due chiese maggioritarie,
quelle ortodosse russa e romena. Si teme, infatti, il proselitismo. Come raccontano i tre protagonisti degli incontri avuti dalla delegazione, lo spirito che caratterizza la Chiesa cattolica è, al contrario, quello europeo dell'impegno sociale. Anziché chiudersi con i fedeli nelle chiese, la parrocchia diventa la strada, dove vengono recuperati i minori abbandonati in cambio di educazione, prevenzione e cura. La povertà che affligge il paese genera eventi drammatici legati all'emarginazione sociale, come il fenomeno dell'abuso sessuale, del maltrattamento, della violenza domestica dovuta all'alto tasso di alcolismo e della tratta di giovani, anche minori, come la prostituzione. All'oratorio di Don Sergio contano i fatti. Oltre alla casa famiglia, dove sono ospitati 11 bambini, l'oratorio viene frequentato quotidianamente da circa 100 ragazzi, che diventano quasi 400 durante la stagione estiva, grazie alle attività a tempo pieno organizzate nelle strutture del complesso. Imminente l'avvio di 3 corsi di formazione specifica, seppur rallentato dalla burocrazia complessa e diffidente, per saldatore, idraulico ed elettricista. Obiettivo dei salesiani: tenere viva la forza lavoro in Moldavia, contrastando il fenomeno dell'emigrazione verso paesi come la Russia, la Turchia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo e, in misura minore, la Grecia. Operazione ambiziosa in un paese che detiene uno dei minori tassi di crescita del PIL. Emozionante l'incontro con i bambini ospiti fissi della struttura. Prima una visita veloce ma accurata delle stanze e dei locali della casa con i piccoli a fare da cicerone. Poi una cena preparata ad hoc dalla cuoca del posto per la delegazione. La curiosità e l'entusiasmo dei bambini, tra presenza di ospiti e trepidante attesa delle sorprese promesse, è esplosa la consegna dei doni pensati e fatti passare ironicamente per semplici omaggi simbolici. Le facce deluse presto si trasformano in un'atmosfera di euforia che coinvolge tutti i presenti, delegazione e padroni di casa. Tutto merito dei 4 computer donati dal 5° municipio di Roma, talmente graditi da divenire oggetto quasi profano di ringraziamento nella preghiera recitata da ogni bambino prima del saluto della buonanotte. Moldavia, dopo la vittoria elettorale dell'Alleanza per l'Integrazione Europea, coalizione formata da liberali, liberaldemocratici e democratici nel novembre 2010, devono passare 3 anni di instabilità politica prima che si arrivi ad eleggere il presidente del Parlamento, operazione resa poi possibile grazie al passaggio di 3 comunisti nel Partito Socialista, che consentono così di raggiungere la cifra di 61 voti necessari per l'elezione. In cambio, gli ex comunisti hanno preteso un presidente che non fosse già precedentemente impegnato nel panorama politico nazionale. La scelta è ricaduta su un giudice con 25 anni di carriera alle spalle, presente anche nella Corte Suprema di Giustizia. Sfida della nazione è adesso quella di realizzare la politica di avvicinamento all'Europa, come previsto nei recenti accordi di Vilnius. I moldavi chiamano il 2013 l'anno del grande passo. Obiettivo per loro riuscire a viaggiare in Europa senza il visto. In cambio, l'Unione chiede diverse riforme nei campi della sanità, del sistema educativo e della giustizia. Sbloccata la situazione di instabilità politica, in Moldavia torna la fiducia negli investimenti anche dall'estero. Per gli stranieri, delocalizzare nel paese e produrre il made in Moldavia consente di esportare senza tasse sia nell'area dell'ex blocco sovietico che in quella europea. Questo fa della Moldavia un ipotetico ponte tra est e ovest, dichiara l'onorevole Andrian Candu, esponente della coalizione al governo, durante l'incontro con la delegazione guidata da Battilocchio. Dobbiamo prima di tutto combattere la corruzione, riformare il sistema educativo e quello della giustizia, spiega Candu. Poi la Moldavia sarà pronta per le sue sfide.
Intanto si sono aperte nuove frontiere nelle relazioni che il nostro paese ha avviato con l'estero, dove l'Italia è quinta alle spalle di colossi come Germania e Olanda nel garantire investimenti e scambi economici. Finalmente le procedure di adozione internazionale sono diventate più snelle. Rappresentavano un vero e proprio incubo fino a pochi anni fa, secondo la testimonianza di alcune famiglie americane coinvolte in pratiche complesse ed estenuanti per riuscire a prendersi cura dei bambini. Passo necessario alla luce dei numerosi casi di abbandono di minori moldavi, per la tendenza della fascia media della popolazione a lasciare il paese per cercare lavoro all'estero, un esodo che arriva a sfiorare la cifra di 1 milione. Lasciata Chișinău, la delegazione ha raggiunto il distretto di Nisporeni, regione moldava al nord-ovest del paese, confinante con la Romania e quindi prossima all'Europa. Una vasta area che vive di agricoltura e delle rimesse dei tanti moldavi emigrati verso la Russia, la Turchia, l'Olanda, la Spagna, il Portogallo, l'Italia e, in misura minore, la Grecia. Ad attendere Battilocchio e il suo staff di volontari, il presidente del distretto Vasile Bizca e 15 dei 23 sindaci della regione che conta 65.000 abitanti. In un clima di scambio delle rispettive esperienze amministrative e di una comune volontà di costruire un progetto di cooperazione e di amicizia, spicca l'intervento dell'unico sindaco donna presente, Elena Grosavu, primo cittadino di Grosesti. La buona disposizione verso gli ospiti venuti da lontano emerge dalla descrizione del vicino di casa di donna Grosavu, il cui nome richiama, per ironia, la natura agricola del distretto moldavo, l'italiano Domenico Ortolano. Spostandosi più a sud, ci si accorge di come non sia una leggenda che arriva distorta in Italia quella che descrive gli internati moldavi dislocati in zone lontane dai grandi agglomerati urbani. Fatto che lascia presupporre la volontà di dissuadere il minore dalla fuga. Caso emblematico, l'istituto che la delegazione ha raggiunto in serata, l'orfanotrofio Carpineni di Incesti. Mai ristrutturato al lontano 1962, anno della sua fondazione, il centro ha la tipica struttura dell'orfanotrofio degli ex paesi sovietici. Blocchi di cemento non riscaldati, mura fatiscenti, camerate anonime senza colori, bagni freddi con un'unica doccia comune dove i bambini vengono introdotti in gruppi una sola volta a settimana. 2 piani, sui 3 presenti, totalmente privi d'acqua. Nel terzo si trova solo quella fredda. Secchi abbandonati nei bagni a testimoniare la necessità per i ragazzi dell'istituto di procurarsi e caricarsi l'acqua calda dall'esterno dell'edificio. Agli orfani di Carpineni il governo non destina budget aggiuntivi per le spese straordinarie dell'internato e per le attività ricreative nel tempo libero. I bambini non lasciano l'istituto neanche per andare a scuola, perché questa si trova al suo interno. Degli oltre 120 ospiti fissi dell'orfanotrofio, 30 di loro rimangono nella struttura anche durante le vacanze di Natale, non avendo neanche parenti lontani a garantire un minimo di evasione. È con loro che la delegazione decide di trascorrere le ultime ore della giornata, improvvisando un momento di festa nei panni del Babbo Natale che tutti i bambini sognano di incontrare. Medicinali, vestiti, quaderni, colori e cioccolata, raccolti nel comprensorio di Tolfa, sono stati ingredienti e contenuto del sacco di sorprese, forse meno accattivante, ma più attento a soddisfare quei bisogni che per i bambini degli internati moldavi sono prioritari. Uscendo da Chișinău, allontanandosi di una trentina di chilometri, lo scenario che si presenta all'occhio di chi osserva è ben diverso da quello della capitale. Un paesaggio rurale dove grandi palazzi di stampo sovietico lasciano spazio a piccole casette dotate di cortili, legnaia e pozzi per l'approvvigionamento idrico.
agglomerati urbani perimetrati da alti tubi gialli che fanno arrivare il gas naturale direttamente nelle case dei cittadini, esposti durante il lungo periodo invernale a temperature rigide e alla costante presenza di neve. Questo è il panorama che si è presentato alla delegazione guidata da Battilocchio giunta nella cittadina di Peresecina. Obiettivo: incontrare i rappresentanti del Consiglio Comunale Locale e conoscere più da vicino la dura realtà delle famiglie moldave prolifiche e al limite della soglia di povertà, un altro aspetto dell'indigenza e del disagio sociale che affliggono il paese. Il piccolo centro si dimostra compatto nel fronteggiare le oggettive difficoltà elencate, mobilitando nel percorso di recupero attivato anche molte figure femminili impegnate in settori chiave dell'amministrazione locale, dato in controtendenza rispetto alla frequente scelta delle donne moldave di lasciare famiglia e luoghi nativi per cercare fortuna altrove. Emblematica la figura dell'assistente sociale Galina Donica Cretu, che dopo un incontro con il vice sindaco di Peresecina Stefan Guzun e del suo staff guida la delegazione alla scoperta del centro polifunzionale del villaggio dedicato al disagio sociale. Frequentata da circa 100 utenti quotidianamente, la struttura si rivolge a quelle categorie cosiddette a rischio, coinvolgendole in percorsi formativi e riabilitativi. Dotato di laboratori professionali, sale ricreative e spazi dedicati alle attività terapeutiche, il centro rappresenta nel settore un esempio di eccellenza nel panorama globale del paese. Leave it to me as I find a way to be. Send me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know. A fronte degli orfani sociali, che al pari di quelli che hanno perso madre e padre popolano la triste realtà degli internati moldavi, a Peresecina sono numerose le famiglie prolifiche e in stato di indigenza che decidono di tenere il minore in casa, nonostante le condizioni igienico-sanitarie limite. Al freddo delle anonime camerate degli orfanotrofi si risponde con il calore di ambienti piccolissimi, a volte un'unica stanza, riscaldati dal calore dei ciocchi di legno bruciati in stufe di fortuna e dall'amore materno. Dei tanti esempi in questo senso spicca il caso della giovane moldava che cresce da sola tre bambini, due maschi e una femminuccia, abbandonata dal marito che ha scelto di non tornare più a casa. Ancora, quello di una giovane zia che si occupa, accanto ai suoi, dei figli abbandonati dalla sorella scappata in Turchia. A questi e ad altri nuclei in estrema difficoltà, la delegazione ha dedicato gran parte della giornata per consegnare beni di prima necessità e buste con fondi raccolti nel comprensorio di Tolfa. La dignità con cui queste persone affrontano le mille difficoltà quotidiane si sintetizza nella sincera e quasi imbarazzata gratitudine che rivelano nel ricevere gli aiuti a loro destinati. L'ultima visita, delle 12 complessive, è quella alla famiglia povera tra le più numerose del villaggio. 7 figli, in età compresa tra i 2 e i 20 anni, tirati su in una casa umile ma sostenuti dall'orgoglio di un padre fiero che mostra alla delegazione le capacità artistiche dei suoi ragazzi. La musica dei giovani moldavi fa da sottofondo alla rivederci del gruppo di Battilocchio alla cittadina di Peresecina. Pochi chilometri percorsi e subito si torna alla realtà dell'internato. Stavolta si tratta del numero 2 Grenoble di Chisinau. Tetri blocchi di cemento ospitano ben 183 orfani tutto l'anno. Anche qui i ragazzi presenti sono gli ultimi tra gli ultimi di quelli che vivono in istituto. La tradizionale cena natalizia si svolge nella fredda atmosfera di una mensa collettiva
che offre un banchetto impietosamente misero. Nell'imbarazzo di una visita forse inaspettata, avviene la consegna dei pacchi dono portati dalla delegazione. Dopo una foto ricordo e un difficile tentativo di approccio umano con i ragazzi della struttura, si lascia all'istituto con un giro veloce che non lascia spazio a sorprese. Scorrono nuovamente davanti agli occhi le immagini paralizzanti rimaste impresse dopo la visita al primo orfanotrofio. Stanze prive di riscaldamento, lunghe file di letti ammassati, bagni senza acqua e uno stato di generale abbandono ed incuria. L'ultimo giorno di missione in Moldavia per la delegazione guidata da Battilocchio scorre rapido, ma non privo di altri notevoli spunti di riflessione. La mattinata passa in compagnia di Don Cesare, che mostra la casa famiglia Regina Pacis, all'interno della quale si incontrano tra i più drammatici casi dei giovani del paese. Ragazzi raccolti in strada, storditi dall'abuso di colla sniffata per attutire la fame, o ancora prostitute coinvolte nella tratta di esseri umani. Nella sfortuna, questi orfani sono tra quelli privilegiati. Accolti e seguiti fino all'età di 18 anni, vengono poi inseriti in contesti lavorativi dignitosi che consentono loro di muoversi autonomamente. Il gruppo di Battilocchio si unisce poi ai bambini della casa famiglia di Don Sergio, che hanno organizzato per la vigilia del Natale ortodosso la tradizionale tombolata. Per i delegati l'ultima consegna di doni, 11 calze della Befana piene di dolciumi. È tempo di saluti ormai, dopo una cena insieme a base di pizza e Coca-Cola ordinate per l'occasione e un piccolo spettacolo canoro offerto dagli amici venuti da lontano. Sto piantina, guarda dove sta.